chiamo Giuseppe Salvaggiuro, sono un giornalista del quotidiano La Stampa, mi occupo prevalentemente di politica e di assetti di potere. L'idea di questo libro nasce dalla frequentazione con un mondo che è molto importante nella vita pubblica italiana, ma poco conosciuto. E l'idea di fondo è quella di raccontare tutto ciò che è sotto la superficie della comunicazione politica più tradizionale, più visibile e anche se vogliamo più debordante. Il mondo dei capi di gabinetto è viceversa un mondo che comunica poco, ma che conta molto di più. E quindi mi sembrava giusto portare all'opinione pubblica e non soltanto agli addetti ai lavori una parte di conoscenza di questo mondo. Il rapporto col coautore anonimo di questo libro è stato lungo, intenso e anche un po' problematico. Diciamo che la relazione è nata per ragioni professionali, cioè per il fatto che io come giornalista cercavo di entrare in questo mondo per raccontarlo. Questa conoscenza si è raffinata con il tempo e da lì è nata di scrivere un libro, ma l'idea originaria del libro, soprattutto l'idea del coautore, era molto diversa dalla mia. E quindi poi Io sono il potere è il frutto di un compromesso. Il narcisismo del potere è una componente fondamentale del libro e a mio parere è fondamentale anche nella rappresentazione necessaria di questo ruolo all'interno della sfera pubblica. Diciamo che dal libro emerge soprattutto il senso del potere, che è dato soprattutto dagli interlocutori del capo di gabinetto. Il capo di gabinetto si accorge di essere nei meccanismi fondamentali del potere, addirittura nella sala macchine del potere, dagli atteggiamenti delle persone che hanno a che fare con lui. Quindi il potere è negli occhi di chi lo esercita, ma per lo più riflesso dagli occhi di chi invece lo subisce. Non è esatto dire che i capi di gabinetto hanno sempre più potere dei ministri, e non è stato sempre così. Certamente negli ultimi 20 anni il rapporto di potere e il peso specifico dei capi di gabinetto rispetto a politici neofiti si è, diciamo così, invertito, nel senso che il ruolo dei capi di gabinetto è cresciuto quanto a peso specifico. Il libro racconta storie di capi di gabinetto non soltanto famosi, ma direi leggendari, nel senso che hanno attraversato la prima, la seconda, la terza Repubblica, sono stati nei ministeri girandone parecchi per decenni. Io vorrei ricordare due importanti capi di gabinetto, ma direi più in generale, Grancommis, che sono scomparsi negli ultimi mesi. Patrick Allat proveniva dal Consiglio di Stato e Giampaolino dalla Corte dei Conti. E non a caso li cito perché Corte dei Conti e Consiglio di Stato sono le principali riserve da cui vengono pescati i capi di gabinetto. Formazione dei capi di gabinetto, posto che non esiste un'università che laurea in capo di gabinettismo, è sostanzialmente giuridica. Provengono principalmente dalle alte magistrature, amministrativa, contabile e anche ordinaria. Tuttavia, un buon capo di gabinetto non è soltanto un fine giurista, deve essere anche un esperto di amministrazione pubblica, che non significa conoscere il diritto amministrativo, ma conoscere come funziona l'amministrazione pubblica. E anche, a mio parere, deve avere una sensibilità politica che va oltre i manuali di diritto. Nella mia esperienza di non protagonista, ma testimone di questo tipo di relazioni, posso dire che storicamente i capi di gabinetto non avevano in grande simpatia i lobbisti e non amavano dover incontrarli, ascoltarli e talvolta accettare i loro suggerimenti. Tuttavia l'evoluzione della società, dell'economia, del rapporto tra Stato e mercato ha portato inevitabilmente anche a un cambiamento generazionale dei capi di gabinetto. E oggi i capi di gabinetto sono abituali interlocutori dei lobbisti, anche perché è cambiato anche il mondo degli interlocutori. I lobbisti sono più strutturati, più istituzionalizzati, più organizzati, anche più preparati.
Penso che ci siano lobby che ho letto e lobby che no. In linea generale, io penso, ma anche dal punto di vista della mia professione specifica giornalistica, che avere lobby organizzate che si manifestano e che comunicano anche in un modo più evoluto sarebbe positivo, perché diciamo, metterebbe sul tavolo informazioni, dossier, anche opinioni legittime. Che altrimenti restano sotto traccia. Io penso che resterà sempre, anche nel sistema più iperregolamentato, ce ne sono all'estero di sistemi regolamentati, ma resterà sempre una zona grigia. Penso che ciascuno, soprattutto tra gli addetti ai lavori, si sia fatto un'idea su chi è l'anonimo. Nel libro qualche indizio c'è, quindi un buon lettore, un attento lettore potrebbe avvicinarsi alla verità. So che i lobbisti hanno letto con grande attenzione il libro e hanno idee molto precise, però mi fiderei fino a un certo punto dei lobbisti, anche sull'identità del coautore.